Saluti ridenti! Sesta lezione di amor proprio. Finalmente sono anche riuscito a tagliarmi la folta chioma da pecora Dolly, così sono più leggero. E allora, l'argomento di oggi è quanto costa l'amor proprio? Perché ho fatto un post l'altro giorno che fra l'altro fa riferimento a un esempio di cui parlo anche nel libro sull'amor proprio. E, perché ho acquistato, andavo di fretta, volevo risparmiare, ho acquistato al supermercato la frutta delle mele. E questo perché si collega all'amor proprio? Perché spesso le persone pensano che avere cura di se stessi costi troppo. In realtà poi dipende, perché alla fine questa mela, quando l'ho mangiata, sapeva di canfora, sapeva di plastica. Ho dovuto buttare queste e altre due mele. Quindi è vero che se avessi fatto la spesa dal fruttivendolo a chilometro zero avrei speso qualche centesimo, perché si parla di centesimi, in più. È anche vero che mai sarebbe stato come buttare due o tre mele. Domanda: daresti a una persona cara, una persona che ami, qualcosa che fa schifo da mangiare o che addirittura magari è anche avvelenato? No. E allora, se non lo daresti agli altri, perché darla a te stessa, a te stesso? Quindi avere amor proprio vuol dire anche scegliere con intelligenza non solo le giuste combinazioni di alimenti, anche che cosa portiamo al nostro corpo? Perché la qualità dei tuoi pensieri, il funzionamento del tuo cervello e quindi anche dei tuoi comportamenti passa attraverso i tuoi neurotrasmettitori. E i neurotrasmettitori dipendono dal cibo che porti dentro il tuo corpo. Saluti ridenti!